Buonasera e benvenuti al primo incontro di Lectio Divina organizzato dall'Azione Cattolica dei Decanati di Varese e di Azzate. Il percorso è intitolato Tutto accade in parabole, la buona notizia del Regno. Prevede 4 meditazioni a partire dal Vangelo di Luca, guidata da Monsignor Eros Monti. Consigliamo, per chi ha il libretto, cominceremo dal secondo incontro a pagina 19. Per chi è a casa, di tenere a portata di mano il Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Suggerire le cose che lui ha detto a lui.
Preghiamo. Padre, che sei pronto ad accogliere tutti, guarda alle nostre debolezze e fragilità. Fa che ci lasciamo raggiungere dal tuo amore gratuito e sappiamo condividerlo con i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Durante il canto dell'Alleluia, la parola viene portata processionalmente all'altare, accompagnata da due ceri, simbolo della risurrezione, che illumina il nostro cammino. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?»
Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Sono tre brevi momenti che spero possano accompagnare l'ascolto della parola. Il primo momento introduttivo vuole richiamare l'importanza dell'Alexio come metodo per accostare la parola, quindi anche un cenno al Vangelo di Luca, alle parabole. Tutte e quattro queste serate di ascolto sono imperniate su testi di parabole. Poi l'Alexio del brano che abbiamo ascoltato e alcuni spunti, terzo momento, per la meditazio, per l'interiorizzazione personale e anche comunitaria, immaginando che poi ciascuno porti dentro di sé un po' il fuoco della parola ascoltata e voglia che incendi un po' anche gli altri. L'Alexio, sappiamo, è un metodo antico. È il metodo con cui la Chiesa primitiva, ma vuol dire nei primi secoli e per estensione quasi nel primo millennio, si faceva teologia, cioè si voleva ascoltare in profondità la parola, applicandola al tempo, alla storia, alle situazioni quotidiane. Ecco, l'Alexio fa sì, come dire, che la parola di Dio non sia qualcosa soltanto di compreso o di pensato intellettualmente, per cui la conosco, conosco le vicende bibliche, i personaggi che si susseguono, ma, come dire, è un lasciarsi impregnare dalla parola, un po' come la pioggia che attendiamo di questi tempi, no? Quando la pioggia cade sul terreno riesce a impregnarlo, va in profondità, a un certo punto, quando smette di piovere, sembra che scompaia, poi però progressivamente risale, e alimenta. Ecco, così è la parola ascoltata. È come quando la samaritana va al pozzo, non al pozzo di Giacobbe, di Sicar, ma attinge direttamente all'ascolto di Gesù, e allora la sua vita rinasce. Attinge all'acqua viva, l'acqua viva dello Spirito, ed ecco che la parola interiorizzata diventa in lei una sorgente a sua volta di acqua viva. Così è per noi, se ascoltiamo in profondità la parola, cioè non solo in modo superficiale, poi magari nelle situazioni quotidiane ci viene in mente quella frase del Vangelo che illumina, magari un passaggio, magari un gesto di perdono, magari l'affrontare una situazione difficile. Oppure qualche volta di fronte a scelte importanti conviene fare sosta e dire: ma a partire da quale brano leggo quella situazione? Pensate alla guerra attuale, per esempio quella che ci spaventa di più, quella che tutti abbiamo sott'occhio tra la Russia e l'Ucraina. Pensate a quale brano magari biblico la collegate. Sarebbe bello potersi confrontare su questo. Qualcuno pensa, che so, a Faraone re d'Egitto, a Mosè, Israele, qualcun altro pensa a quando Luca dice: no, beh, se vai con 10.000 contro 20.000, pensaci. Ecco, sarebbe bello confrontarsi su questo, perché ti accorgi fino a che livello di profondità è entrata in te la parola. Se l'hai dentro, scaturisce. Se la leggi superficialmente, magari sfiori il livello emotivo e scompare. Sappiamo già le tappe dell'Alexio, l'ascolto appunto attento della parola, quindi l'Alexio è il momento, come vivremo, per scoprire che cosa dice veramente la parola di Dio, per evitare un ascolto superficiale o strumentale. La meditatio è invece che cosa la parola dice a me, o a noi come credenti, come comunità cristiana. Il momento dell'oratio, della preghiera, invece, è il momento in cui mi chiedo che cosa rispondo io alla parola che ho ascoltata, entro in dialogo col Signore, e questo si prolunga nella contemplazione, nello stare lì amorevolmente, anche senza bisogno di troppe parole davanti al Signore. Infine l'azio diventa quella anche semplice, piccola scelta di vita che aiuta a dare concretezza, incarnazione alla parola, perché la parola di Dio si è fatta carne in Gesù, lui è la parola di Dio per eccellenza, ma è fatta per farsi carne anche in noi. L'ascolto di queste serate partirà dal Vangelo di Luca. Sappiamo che Luca è un fine narratore, un accurato narratore, dice che appunto ha voluto approfondire, informarsi bene a partire da vari testi che appunto circolavano nella prima comunità cristiana, e la sua narrazione si svolge lungo un viaggio. È il viaggio del credente, è il viaggio che parte dalla contemplazione della culla di Betlemme e si lascia portare attraverso le narrazioni, i miracoli, le parabole, fino a Gerusalemme, fino alla passione, alla morte e alla risurrezione.
e a mano che si avanza si scoprono i vari volti di Dio, il volto della sua misericordia, la presenza, ecco, degli altri, di chi lo segue da vicino, gli effetti dell'ascolto della sua parola, il tratto della missionarietà. Luca sottolinea molto l'apertura universale, si riferisce soprattutto ai credenti provenienti dal paganesimo, il ruolo della donna molto sottolineato in lui, eccetera. E del Vangelo di Luca, abbiamo detto, ascolteremo una per ciascuna di queste quattro sere una parabola. È importante il genere letterario parabola. Perché Gesù parlava in parabole? La parabola, quando dobbiamo disegnarla, la disegniamo di solito come un arco. E anche la fisica ci insegna che se scagliamo un oggetto in aria, percorre grosso modo un arco di parabola. Cosa vuol dire? Ecco, quando io lancio un oggetto parto da qui, da dove sono io, e lo scaglio lontano, verso un obiettivo. Così è la parabola. La parabola è un racconto semplice che ti prende lì dove sei, parte da qui, da dove sono io, perché mi narra cose di vita quotidiana. La parabola ti parla, che so io, del costruttore, dell'agricoltore, del padrone di casa. Ti parla di situazioni quotidiane, proprio dove sei tu, comprensibilissime. Però attenzione, è una parola che se la segui ti scaglia, ti porta oltre. E più la approfondisci, più ti porta appunto in là. Come dire, il regno di Dio è già qui, dove tu vivi, e in quello che tu vivi c'è molta più verità di quello che sei disposto mediamente a concedere. Se ascolti, interiorizzi questa parola, ti porterà in là, sempre di più, sempre più appunto vicina alla direzione che il Signore ti offre da percorrere. Vediamo allora la parabola che abbiamo ascoltato, che è incorniciata dentro un intero episodio, una parabola molto breve, molto semplice, ma incorniciata dentro un episodio che ci conviene riprendere. Questa che abbiamo ascoltato, la parabola dei due debitori, in questo brano di Luca 7:36-50, ecco, dove il tema più immediato e evidente è quello del perdono, e che leggiamo in questo clima pasquale come occasione di risurrezione, di rinascita a vita nuova. Ma dobbiamo vedere come. Questo brano ha delle somiglianze con l'episodio della casa di Betania, narrato in Giovanni 12, sappiamo, Maria, sorella di Lazzaro, che versa un intero vasetto di profumo, di nardo prezioso, sui piedi di Gesù. Ecco, ci sono delle somiglianze. Luca non parla dell'episodio della casa di Betania, ci parla di questo. Attenzione però a non sovrapporre le varie Marie che ci sono nei Vangeli, ma tenerle accuratamente distinte. Qui non si parla di Maria, sorella di Lazzaro, anzi la donna di cui si parla qui non è neppure nominata. C'è un antefatto. Un fariseo invita Gesù a tavola. Di lui si dice il nome, Simone. E chiaramente quest'uomo senz'altro è stato onorato di avere un rabbì che cominciava a essere famoso come Gesù. Siamo al capitolo 7 di Luca, ormai Gesù comincia a essere conosciuto in Galilea per i suoi miracoli, per la sua predicazione, ha già dato l'annuncio delle beatitudini, quindi ci sono già un po' i fondamentali del regno. Lo invita ed è bello vedere come Gesù accetta con semplicità. Gesù si presenta sempre come persona libera, non ha paura del giudizio degli altri. Addirittura di lui diranno che è un mangione, un bevitore. Diceva un biblista giustamente, l'hanno detto mai neanche di me, e lo dicono addirittura di Gesù. Gesù non ha paura del giudizio degli altri, è libero di andare nella casa di Zaccheo, nella casa del fariseo, senza complessi. E Gesù accetta. Stare a mangiare vuol dire anche trascorrere del tempo, vuol dire conoscersi, vuol dire condividere. E Gesù non ha timore in questa casa, appunto, di condividere questo invito. Ma c'è qualcosa di inaspettato. C'è una persona che non è stata invitata. C'è questa donna che improvvisamente ruba un po' la scena. Di solito le porte dei banchetti erano aperte, era possibile vedere i commensali o magari ammirare lo splendore dei banchetti. Questa entra, ma entra con un intento molto preciso. Entra col suo vasetto di profumo in mano, va dritta al posto dove c'è Gesù e sappiamo i gesti che compie. Si fa prendere dalle lacrime, bagna con le lacrime i piedi di Gesù,
vi versa sopra profumo, li asciuga coi suoi capelli, li bacia. E questa donna, capiamo, zittisce i presenti al banchetto. Un gesto così chi se l'aspettava? Ed è un gesto che decisamente va interpretato. Che cosa significa? Può averne tanti di significati. Possiamo dire da un lato certamente un gesto di umiltà. È definita come una peccatrice della città, quindi probabilmente una prostituta nota. E questa compie questo gesto, anche audace, impegnativo, questo gettarsi accanto ai piedi di Gesù e compiere questi gesti certamente di affetto, di pentimento, di amore, possono essere letti in tanti modi. Certamente richiama l'attenzione di tutti, certamente. Perché non è andata da Gesù in privato? Nicodemo andava da Gesù di notte. Questa invece non ha timore a farsi vedere. E quando i gesti dell'affetto non hanno timore a farsi vedere, vuol dire che cominciano a essere maturi. Avete presente quando due fidanzatini cominciano a baciarsi in pubblico senza vergogna? E vuol dire che il rapporto diventa un po' maturo. O anche quando lo fanno le coppie mature, che magari dopo un po' di anni, 30-40 anni di matrimonio, tendono, insomma, a evitare troppo le fusioni. Ecco, in pubblico questa, probabilmente anche perché è nota, decide di fare questo gesto che, capite, rappresenta un rischio. Questa donna gioca l'asso, gioca la carta fondamentale della sua vita. È vero che è un gesto d'affetto. Provate a immaginarvi se Gesù l'avesse anche solo dolcemente rimproverata, se l'avesse anche solo dolcemente allontanata, magari dicendo: donna, ma ti sembra questo il modo con cui mi accosti? Vieni un'altra volta a ascoltare la parola. Provate a pensarci. Sarebbe stata svergognata per sempre, perdendo la fiducia anche in quell'unico, in quel rabbì che pure le sembrava così diverso dagli altri uomini che, ahimè, incontrava e che la sfruttavano. Questa donna compie un gesto rischioso, gioca tutto. Ma a suo modo è anche furba, è anche astuta, perché in questo modo pubblicamente vuole anche che Gesù prenda posizione nei suoi confronti. Di fronte a questo gesto Gesù non può restare indifferente. Probabilmente fosse toccato a Simone, sarebbe balzato di scatto in piedi, si sarebbe chiuso nei suoi abiti, avrebbe urlato, ce lo immaginiamo, per la sua indignazione. Gesù invece rimane lì, accetta, quindi approva il suo gesto, tra lo stupore, tra il silenzio stupito di tutti. Ecco allora, questa donna certamente fa gesti di gratuità. Questo è il tratto preciso. Quel denaro che tante volte aveva compromesso la sua vita non la scalfisce. Questa fa gesti di gratuità, gesti appunto in cui gioca totalmente se stessa, è l'occasione della sua vita, ma è anche il rischio della sua vita. E Gesù non si mostra ancora una volta preoccupato della sua immagine, preoccupato dell'eventuale giudizio degli altri. La lascia fare. Anche lui rischia, non poco, anche di più. Lei poteva rischiare una figuraccia, se ne sarebbe andata con la coda tra le gambe se fosse stata respinta da Gesù. Ma Gesù rischia molto di più, perché lui è un rabbì, è uno che parla a nome di Dio, è uno ormai famoso, conosciuto. Qualcuno comincia a dire: ma sarà lui il Messia, certamente un profeta. E qui inizia la reazione di Simone. Simone, stupefatto di fronte alla presenza di questa donna, pensa, e Gesù svelerà il suo pensiero, e dentro di sé dice: certamente non è un profeta. Bello, no? E se questo qui non sa che tipo di donna è, dato che è stato lì tranquillo, vuol dire che non ha capito, che non lo sa, non è un profeta, non è un uomo di Dio, se no lo saprebbe. Bellissimo, no, Simone? Cioè, quelli che hanno già un'idea così bella fissa di Dio, già così bella circoscritta, per cui Dio deve corrispondere al loro cervello, perché loro sanno già com'è Dio, e quindi se Dio non fa così, sbaglia, o sbaglio non è Dio. E se un profeta dice una cosa che non mi piace, certamente non è un uomo di Dio. Cioè, vedete il ribaltamento.
questo uomo deve essere ribaltato come un guanto. Notate, un fariseo, un osservante, quindi considerato appunto un testimone, un uomo religioso, un uomo di Dio. E dice, certamente non è un profeta questo. E adesso l'obiettivo della scena si sposta dalla donna al dialogo stretto tra Gesù e Simone. Anche questo ovviamente è pubblico, certo che coinvolge ovviamente gli altri, gli uditori, come deve coinvolgere noi. E gli dice, Simone, ho una cosa da dire a te. È la prima volta nel Vangelo di Luca che Gesù fa un nome preciso. Simone. E quando Gesù ti chiama per nome, sappiamo il senso nella Bibbia del nome. Il Signore ti cambia la vita, si rivolge a te. E si rivolge a lui, notate, non per rimproverarlo, ma con amore. Perché il Signore vuole bene a tutti. E in questo momento vuole bene a Simone, anzi sa che come la donna è capace di amare bene, di amare sul serio, anche Simone è capace di amare, però bisogna tirarglielo fuori questo amore, perché se lui rimane ingabbiato dentro i suoi schemi, se lui pensa già di sapere tutto su Dio, se non si apre, la sorgente di amore che quest'uomo è lui non scatta, non salta fuori. E con lui usa un altro stile. Con la donna ha accettato questi segni di pentimento, di affetto, questi baci, queste lacrime, questo profumo. Con lui usa un altro stile. Siccome è uno appunto che pensa e pensa già di sapere un po' tutto su Dio, racconta questa brevissima parabola che ha una lettura immediata e di tutta evidenza. Due debitori, uno deve 500 denari, l'altro 10 volte di meno, 50, e se questo creditore magnanimo condona il debito a tutte e due, chi dei due amerà di più? Simone, ovvio che gli risponde, risponde anche in maniera elegante, dice, beh, ma pensavo forse fosse una domanda più difficile, e Simone risponde, sì, certo, quello a cui sono stati condannati 500 denari, certamente lo amerà di più. Però Simone si accorge che le cose cominciano già un po' a spostarsi, che il racconto lo coinvolge. Già soggiunge Gesù, perché a chi è rimesso poco, a chi è perdonato poco, ama poco. Notate che la prima parte si dice chi dei due lo amerà di più il creditore, questo che ha condonato queste somme così generosamente. Nel secondo momento si dice chi invece è perdonato poco, ama poco gli altri, ha poco amore dentro di sé. Eh già, ecco il passaggio, allora vediamo la parabola, che comincia da una situazione esistenziale molto, molto ovvia, comune, il debito, tutti sappiamo che cos'è, ecco che comincia a portarci oltre. Già, un creditore che fa così certamente è Dio. Dio solo condona in un istante anche debiti enormi. Il problema è che nei confronti di Dio sei sempre e rimani sempre debitore, perché è impagabile il debito verso di Lui. Ecco la vanità della pretesa farisaica, quello di ripianare i conti con Dio per potersi sentire a posto con Lui. La logica farisaica si sintetizzava in quello. Tu osservi la legge, anche nelle regole minuziose, e tu sei a posto con Dio, sei alla pari. Anzi, a momenti è Dio che ti deve dare salvezza, benedizione. Per l'israelita la benedizione avveniva anche nel successo storico, le cose ti andavano bene, la tua famiglia andava bene, eri fecondo, eccetera, no? La prospettiva della vita eterna è un po' più attenuata. C'era lo Sheol, questa caverna sotterranea. Il primo segno di benedizione era nella vita ed era benedetto colui appunto che osservava la legge. Guarda che bello, ti metti in pari con Dio, addirittura diventi suo creditore. Più di così, povero Simone, e poveri noi per la parte di fariseo che c'è in ciascuno di noi. È un debito impagabile perché è un debito di amore. Non è una cambiale, un mutuo, che puoi ripagare e così ti svincoli. No, dall'amore non ti svincoli e l'amore anzi ti lega, perché l'amore è gratuito, ti spiazza, non ammette calcoli.
Capite, andando avanti, seguendo questo arco di parabola, la pretesa del fariseo di rimettersi in pari con Dio equivale alla pretesa di comprare l'amore. E questa è vera prostituzione, addirittura nei confronti di Dio, la pretesa di comprare il suo amore. Col tuo agire, ma scherziamo, di metterti a pari con Dio, diventare il suo creditore. Avete visto come la parabola, con la sua semplicità, parte da una situazione di vita e ti porta molto, ma molto, ma molto oltre. E come il quadro si ribalta. Lì al centro c'era questa qui, insomma, questa prostituta viene a fare questi gesti, insomma, un po' scandalosi, ecco, tutti sconcertati. Vedete il ribaltamento che avviene qui? Ah, adesso è Simone in discussione e tutti quelli che erano lì a tavola. Da accusatore diventa l'accusato principale. Vedete come la parabola è rivelativa, ti fa passare da ciò che è scontato a ciò che invece non lo è. E vale per ciascuno di noi, per la parte di fariseo che è in ciascuno di noi, cioè la scoperta della ricchezza del perdono. Perdono, è un iperdono, è il dono per eccellenza, il più grande, il più gratuito. E notate che il perdono, sappiamo, è tipicamente di Dio, no? Il brano termina con lo stupore, ma chi è che rimette i peccati? Già, chi è che rimette i peccati così con facilità? Andate nel mondo, chi è che vi perdona qualcosa? Figuriamoci, già il minimo debito te lo devi pagare bene, con gli interessi, nei tempi giusti. Figuriamoci i debiti della vita. Ecco, per Dio invece il perdono addirittura precede l'amore. C'è una famosa espressione di Sant'Ambrogio che dice che Dio si riposa al culmine della creazione quando crea l'uomo perché finalmente ha trovato qualcuno cui rimettere i peccati. Perché non solo perdonare e amare, ma se ci pensate, se nella nostra esperienza il perdono è un po' il gradino ultimo di una scala, no? Di solito quando uno arriva a perdonare vuol dire insomma che ha imparato ad amare bene, insomma. Per Dio invece no. Dio comincia col perdono. La missione di Gesù comincia così. La creazione inizia già con un gesto, no? Di perdono. Già Adamo, il Signore, fabbrica dei vestiti e le pelli per dire ti rivesto, ti ridò subito dignità. Per Dio è l'inizio il perdono, perché per Dio l'amore è sempre al massimo. Per noi invece spesso è un cammino, anche lungo e faticoso, anche una conquista. Eppure anche noi, anche la nostra vita cristiana, iniziata col battesimo, è iniziata da perdonati, no? Battesimo è immersione nella morte, nella passione di Gesù, nella sepoltura di Gesù, per rinascere a vita nuova. Il primo gesto del battesimo è il perdono. È il dono più grande, che ti viene già dato in anticipo. Certo, dopo nella vita devi accoglierlo. Tante volte, in molte forme, certo, perdono lo dovrai invocare, però anzitutto ti è dato, ti è regalato. E questo ti cambia la vita. Anche le prime parole del risorto, no? Pace a voi, e poi effonde lo spirito per la remissione dei peccati. Quelli a cui rimettere i peccati saranno rimessi. Siamo dei perdonati. Siamo degli amati, certamente, da Dio infinitamente, ma nella forma specifica del perdono. È la prima e la più grande forma dell'amore, sappiamo. Gesù in croce, quelli che l'hanno crocifisso. Il perdono va visto in pienezza, eh? Sappiamo tutti, non solo che è difficile perdonare, che è diverso perdonare così una sgarberia di un altro o magari, ecco, violenze, cose subite per un'intera vita. La dimensione personale del perdono. E lì sarebbe bene anche leggere gli ultimi paragrafi, ve lo suggerisco, della Fratelli Tutti, dove si distingue saggiamente tra il dimenticare e il perdonare. Dimenticare non possiamo spegnere la memoria. Possiamo togliere una parte di qualcosa che si è scritto nella nostra mente, però tu perdona. Magari dimenticare è più lungo, più difficile, ma tu perdona. Questo conta. Ma oltre a livello personale, provate a pensarci, il perdono deve avere anche una dimensione comunitaria. Quante divisioni nelle nostre comunità, per poco o per tanto,
per i gusti, per gli stili, per la liturgia. Quante divisioni, eh? Oppure costituisce una comunità pastorale, guarda, adesso che mettiamo insieme le parrocchie, noi abbiamo costruito l'oratorio e sono quegli altri che lo usano, e via. E queste cose si trasferiscono, trovano consenso. Ma scherziamo, siamo dei perdonati, degli amati infinitamente dal Signore. Almeno rendiamoci conto di questo, almeno stiamo zitti. E il perdono, si sa, ahimè, a centri concentrici deve arrivare anche la società. Sappiamo, adesso questa drammatica guerra in Ucraina ci ha aperto gli occhi, e deve aprirci gli occhi anche sull'altro centinaio oltre di guerre, di focolai di guerra che ci sono nel mondo. Saggiamente Papa Francesco da anni parlava di una terza guerra mondiale a frammenti. E sappiamo quanto costa tante volte, quanto è caro il prezzo della pace, ma vale la pena. E anche questa passa attraverso il perdono. Vedete come il perdono non è soltanto, sappiamo, qualcosa di occasionale, di circoscritto. È grande tanto quanto l'amore. Forse potremmo arrivare a dire, non oso ecco, proprio affermarlo, ma forse potremmo dire che in fondo arriviamo alla dimensione così dell'amore che viviamo, coincide un po' con la nostra capacità di perdonare, perlomeno sappiamo, per noi è il gradino più alto. Per il Signore è l'inizio, è il sempre. Permettetemi adesso alcuni spunti per la meditazio. Sono un po' dei frammenti, fermatevi su quello che vi colpisce di più. Ovviamente non tocco il tema del perdono, perché questo è già un po' la sintesi del brano. Sono un po' di flash. Primo, il fariseismo. Quanto c'è ancora di farisaico in noi? Farisaico, la legge mi dà sicurezza, ho eseguito queste cose, sono a posto. No, la legge è una freccia indicatrice, è un modo per imparare ad amare. Uno dei tanti ascolta la Bibbia, la profezia, la sapienza, non c'è solo la legge. Io sono sempre stupito di come mai così grande parte del Vangelo è dedicata alla predicazione e alle invettive di Gesù coi farisei. Ma era brava gente, era in fondo umilmente osservanti, stimati, erano mica dei cattivi omicidi rivoluzionari. Come mai Gesù così tanto invece insiste, in modo direi proprio puntiglioso, ostinato nei loro confronti? E vuol dire che fariseismo è un tarlo che ci accompagna. Scoprire quanto di farisaico c'è in me. Secondo tratto, l'imprevisto. Qui c'è un bel tranquillo banchetto, questa qui si fionda dentro e si mette a fare sti gesti. Non è sempre tale, ma spesso l'imprevisto è un'occasione, nella vita personale e nella vita ecclesiale. Davvero li viviamo così. La persona che ti arriva, tu hai organizzato tutto, arriva al... questo qui no. Ho preparato 10 pacchi per la carità ed 11esimo gli dico, mi spiace. Come lo viviamo? L'imprevisto. L'imprevisto relativo alla persona che arriva. Simile a questo, l'accoglienza. Questo fariseo è tutto ossequioso, avrà preparato tutto a puntino per accogliere questo rabbi. Come funziona l'accoglienza dell'altro, anche nella nostra vita, nella nostra comunità, nella nostra casa? Guardate i profughi, no? Adesso c'è tanta accoglienza per gli ucraini, gli altri? Le cose un po' ci spiazzano. È più facile accogliere chi è come noi, o anche nella fede, chi diventa come noi, eccetera. Ma accogliere uno che non è come te e che rimane diverso da te, da tanti punti di vista, magari anche fondamentali, fede, eccetera, provenienza. Altro tratto, lo stupore e le emozioni. Ci è capitato qualche volta in cui, come la donna, siamo arrivati alle lacrime, ascoltando un brano della parola, un momento forte di conversione, dopo una riconciliazione. Le emozioni non sono solo superficiali, se sono profonde e emozioni sono le cose che muovono ad agire, quelle che ti cambiano la vita. L'abbiamo vissuto qualche momento forte così, viviamo lo stupore del Vangelo, oppure sappiamo già come va a finire, va bene, adesso c'è il tempo di Pasqua, ci sarà l'apparizione di Gesù, tanto so già come va a finire, questo no. Ci sappiamo stupire.
della presenza del Signore, ma anche dell'agire di tanti altri che magari non mi aspetto, del progresso di qualcuno che avevo già magari un po' incasellato. Ancora, il peso dei pregiudizi, non diciamo di non averne perché tutti ne abbiamo. I pregiudizi vanno riconosciuti e abbattuti. Non c'è altro da fare, come il peccato, va buttato via perché ti frena nella vita, nel cammino. Ancora, la gratuità. C'è un po' un tratto di utilitarismo in noi anche nelle cose che riguardano lo spirito, no? Sì, in fondo, anch'io questi giorni dicevo, guarda, sono contento perché ho visto tanta gente, no? Tanta gente che partecipava alle celebrazioni, tanta gente che è venuta a confessarsi. Poi mi è venuto in mente, dico, ma si fa più festa in cielo per un peccatore che si converte che per 99, che va bene, insomma. Grazie al cielo, sono già sulla buona strada. Non siamo un po' anche noi utilitaristi, non facciamo un po' troppi calcoli, anche nel così, nei riguardi della comunità cristiana, in base a che cosa diciamo che un'esperienza di fede è riuscita bene. Ancora, il rischio. Sappiamo qualche volta rischiare per il Vangelo, questa donna rischia. Certo, un rischio nella fede, ci aveva pensato evidentemente prima di fare di quel gesto, certamente, l'ha fatto per Gesù, fidandosi di Lui. Però sappiamo qualche volta correre qualche rischio se te lo chiedi il Vangelo, non il rischio avventato ovviamente, tantomeno se pericoloso per te o per gli altri. Ultimo, in questo brano sono molto sottolineati i piedi di Gesù. 7 volte si parla dei piedi, 3 volte i gesti della donna, 4 volte nel finale quando Gesù riprende Simone il fariseo e dice ma guarda questa donna ha bagnato di lacrime i miei piedi, li ha asciugati con i suoi capelli, ci ha versato il profumo, eccetera. I piedi, già nell'antichità i piedi di Gesù, già i piedi si sa sono simbolo del camminare e questo ci sta dentro un cammino di fede, se sta in piedi, rimanere in piedi è un po' il senso anche un po' della fatica, del lavoro, della resistenza. Ma gli antichi padri li leggevano, i piedi di Gesù, soprattutto come gli ultimi, i poveri. I piedi di Gesù, da custodire. Quindi non solo un gesto affettuoso, devoto di questa donna, ma per estensione l'attenzione ai piedi di Gesù, che sono gli ultimi, i poveri, con tutte le accezioni e le sfaccettature della povertà. Ce n'è tanta oggi di povertà, non solo economica, c'è tanta povertà di cuore, c'è tanta solitudine, eccetera. Ricordiamoci dei piedi di Gesù, vanno venerati, così come ha saputo fare questa donna. Recitiamo insieme il Salmo a cori alterni. Primo coro voce femminile, secondo coro voce maschile. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è pari al Signore nostro Dio, che siede nell'alto? E si china a guardare nei cieli e sulla terra, solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero. Per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Ci alziamo in piedi per l'orazio. Il Signore ci invita all'incontro con Lui, sta a noi accettare l'invito. Ascoltiamo la sua voce e convertiamo i nostri cuori. Gesù ci dona un amore grande, smisurato. Fa, o Signore, che alimentati dal tuo amore riusciamo a riversarlo su tutti i fratelli. Gesù legge nel nostro cuore ed è pronto a sostenerci sempre. Impariamo a riconoscere le nostre cadute, i nostri sbagli e ad affidarci alle braccia misericordiose del Padre. Gesù sa vedere l'amore e la fede che c'è in ciascuno di noi. Fa che anche noi non ci lasciamo condurre da pregiudizi, ma cerchiamo di incontrare l'altro nella verità. Alle intenzioni libere rispondiamo
Padre misericordioso, ascoltaci. Padre misericordioso, ascoltaci. Troppe volte, Signore, puntiamo il dito verso qualcuno. Troppe volte critichiamo chi ci sta accanto. Troppe volte condanniamo senza remissione chi ha commesso qualche errore. Troppe volte contestiamo duramente chi prende decisioni contrarie ai nostri interessi e ci ergiamo a giudici implacabili e severi. O Signore, quando ci comportiamo così, abbi misericordia di noi ed insegnaci ad amare e a perdonare. Padre misericordioso, ascoltaci. Signore Gesù, ti prego, non farmi mai mancare lo stupore del tuo amore. Padre misericordioso, ascoltaci. O Signore, aiutaci ad amare tutti i nostri fratelli, senza pregiudizi, senza guardare alle loro idee, alla loro religione, ai loro atteggiamenti, alle loro scelte. Per questo ti preghiamo. Padre misericordioso, ascoltaci. Padre misericordioso, ascoltaci. Adesso la proposta di Actio, l'azione che scaturisce dall'ascolto. Il Signore ci ha donato la sua parola. Accogliamola con gioia e lasciamoci plasmare da essa. La nostra comunione si rafforzi e ci renda tutti testimoni vivi e credibili del Vangelo, attori di speranza nelle nostre case e sulle strade che percorriamo ogni giorno. Insieme vogliamo proporci questa attenzione e questo gesto. Suggerisco anzitutto un gesto di perdono da richiedere o da accordare ad altri, potrebbe essere anche una buona e profonda confessione in cui chiediamo proprio il dono della conversione, oppure una scelta decisa di distacco da un nostro atteggiamento farisaico. Scegliete quella che vi aiuta di più. E grazie perché abbiamo ascoltato insieme la parola, fonte di vita, di risurrezione. Sia la parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino. Sia la parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino. Amen. Ed ora, animati dallo Spirito di Gesù risorto, ci affidiamo al Padre dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Ringraziamo il relatore Monsignore Eloes Monti e i frati cappuccini che ci ospitano. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alle ore 21. Grazie.